Ora andiamo a fare un livelluccio, quindi nuovo livello, arriviamo a 17 di vitalità, dopodiché arriviamo fino al mattino perché la notte succedono cose brutte e le cose brutte le facciamo in un secondo momento. Poi ci andiamo ad equipaggiare il nostro cavalluccio, così possiamo chiamarlo tenendo premuto il tasto triangolo e spingendo il tasto direzionale destro, dove abbiamo messo destro, sinistro o giù, insomma dove avete messo l'attrezzo, appunto l'oggetto per andare a richiamare il nostro torrente. Dopodiché apriamo la mappa e piazziamo un puntino qui, arriviamo qui perché andiamo a prendere un pochino di rune, qui c'è una specie di cimitero e quindi ci facciamo un girettino, ma prima cosa andiamo a parlare con un altro personaggio che ci darà una decina di funghi, se non ricordo male 5 funghi, 10 funghi. Lui, cioè il piccolo Bock, Frizzi, te lo ricordi? Oh, è stupendo lui, aspetta Ciccio che ti parlo, che sei bellissimo. Oh, è stupendo, fa una tenerezza. Non vi affezionate a nessuno, io ve lo dico. Perché no. I giochi di From non bisogna affezionarsi mai a nessuno. Come con Shonda. Come con Shonda. Per Shonda intende Shonda Rhimes. Che è la creatrice di Grey's Anatomy e come si chiama la Bridgerton, è appassionata di serie TV la signora e di conseguenza mi tocca guardarle tutte anche sì, a me. Mannaggia Grey's Anatomy mi piace. Anche Bridgerton, sì, è vero. Vabbè, mo sta a parlare del ring, non è che uno deve tutte le passioni che ha, gli interessi, le cose, Allora qui, se spingete alle 3 scendete direttamente da cavallo. Qui ci sono i telescopi e potete guardare praticamente tutto l'interregno, tutta la zona circostante, quindi vi potete guardare intorno se volete. Io non li utilizzo mai, però insomma se mi capita mi ricordo ve li mostro. Ora proviamo ad attaccare tutti sul nostro lalluccio. No, mi sta da fuoco, rimortacci tu. Come ti permetti? E pialo però. E niente, io sul cavallo sono una pippa. Però in teoria sul cavallo è tutto più facile. In teoria. Così dicono. Per Frixi no, neanche per me, come potete vedere. Possiamo ovviamente raccogliere gli oggetti da cavallo, perché From è intelligente. E qui ci abbiamo la nostra palletta. Dipia la palletta subito. Dipia la palletta. Non mi devi fare scherzi, che dopo sparisce. Pia la palletta. Pia la palletta. Pia la palletta. Prendi la palletta. Mannaia la palletta. Ma porca. Oh, aiuto. Perché dovevamo prendere la cenere. La cenere. Sì, no, tutti in una cosa, ragazzi. C'è uno per favore. Ma che è? Che sa fa? Tac, niente, non è vero, assolutamente. Aspetta, tac. Tac, era panico. Iniziano i momenti di panico. Vai, tutti insieme appassionatamente. Tu stai buono con quella sciabola che sei cattivissimo. Oh, abbiamo fatti fuori tutti. E mo tocca a te. No, no, ti sta buono. Via qua, via, via. Oh, no. Ma qualche figlio di buona mamma. Di buona mamma. Oh, è cattivissimo questo, eh. Io lo dico, ci tua. Ci farà malissimo. Ecco, l'obiettivo è farlo cadere da cavallo, se gliela famo. Ma è qua, no mai. Io devo far fuori il cavallo. Mori. Scendi. Via qua, via. Mi ecco e te urli, sto lavannaro. Oh, da cavallo è un pelino più semplice, un pelino. E mondo stavo, mi sono persa malissimo. Ok, sì, andiamo di qua. Allora, scendo dal cavallo perché io volo di sotto se vado a prendere questo oggettino qui sul cavallo. Lo so, mi conosco. E quindi... Però adesso possiamo tornare sul nostro lallone. Fa fuori lui.
ci dirigiamo verso il punto indicato. Vai, che ci servono rune. Poi i teschi li distruggiamo facili con torrente. Loro che sono bellissimi e indifesi, ma se si incazzano diventano cattivi anche loro due. Li lasciamo stare e ci torniamo in un secondo momento. Io ho una fiaschetta, così nel dubbio una bevuta, ma farei. Lì c'è un sacco di gente, per ora li lasciamo stare. I rubacchiotti, bene. Quanti siete? Qui c'era il branco, sì. Aio, 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 ti ho detto. Ammazza, che male, ma che sei matto? Bevi, ubriacati. Perfetto. Ossa sottile, ci sei anche tu? Di qui. Ma che accapocciate proprio? Ed eccoci qui, qui come potete vedere ci abbiamo, sparisci tu, sparisci. Abbiamo un sacco di rune, ci sono queste tombe e qui si trovano veramente tante tante rune, quindi ce le prendiamo tutte quante. E ci tocca livellare e manco poco. No, te non te venga a prendere. Ora io direi che possiamo tranquillamente aprire la mappa e spostarci. Quindi ci spostiamo qui alla chiesa di L, dove c'è il nostro mercante anche, e dovremmo trovare Ranni, ma forse c'è solo... No, no, ce l'abbiamo, eccola qui, parliamo con Ranni, fantastica, e ci dà la campanella per fare le evocazioni, molto molto utili. Ci aiutano tantissimo durante le boss fight, possiamo chiamarlo. Grazie, Evoca Spiriti. Io i nomi non mi ricorderò mai. Ci dà la prima evocazione. Prima evocazione, che sono i lupi, i pacchiotti, niente di che, Però e se ne va, spettacolare. Possiamo andare a metterle qui magari sul tasto sinistro, quindi con triangolo e poi X le andiamo a posizionare lì, così ci tornano comode. Ora parliamo con il nostro mercantone. Parliamo. Parliamo di nuovo. Ok, poi andiamo ad acquistare. Ci acquistiamo. Io direi di prenderci questo. Secondo me ci possiamo comprare anche questo. Sì, compriamoci anche questo. Perfetto. Sì, sei bellissimo Babbo Natale, mi piace tantissimo. Ora, qui possiamo andare a potenziare. Non è vero, perché non abbiamo le rune, ma in realtà noi ce le abbiamo. Quindi andiamo a usare, però ne voglio usare di più, perché sennò affittiamo a capodanno. Com'era? Non mi ricordo assolutamente. Usa quantità selezionata, ecco com'era. Sì, ne usiamo tutte e quattro, va, che ci frega tanto. E andiamo a potenziare la nostra uccigatana, gli andiamo a fare un livelluccio, così fa più danno. Poi per le pietre di forgiatura non vi preoccupate, perché troveremo quelle infinite, quindi ci cambia veramente poco. E poi direi che ci possiamo spostare nuovamente e andiamo qui davanti al cancello e ci spostiamo qui. Quindi io, però io direi, visto che abbiamo un po' di rune, secondo me non ce la facciamo a fare il livello, ma le andiamo a usare lo stesso, vediamo. No, non ce la facciamo a fare un livelluccio. Le usiamo, magari lo facciamo dopo. Possiamo anche vedere se riusciamo a fare un altro livello. Sì, sì, su via. Quante ce ne hanno dopo? 1659, dai. Non me lo ricorderò mai, ma magari, sì. Prendiamo il nostro Lalluccio e qui si corre, giovani. Qui si corre di brutto. Qui si corre tantissimo.
perché c'è gente brutta e cattiva. Via via via, andiamo cose. Quella là, arrivederci, è stato bello. Ci salta sulla capoccia anche il gigante, per cui evitiamo. Prendiamo il semino d'oro. Stanno tutti i lupi. Ma sapete che... Ma si camufori, sì. Che c'è fre... Oh, oh, un attimo però. Cioè, Mazza, quanto siete mozzicosi. E qua. Mazza, che male. Mi hanno fatto malissimo. Andiamo cose. Con la scusa. Tanto qui abbiamo una grazia. Perché non sfruttarla? E abbiamo sbloccato anche questa. Ci riposiamo al volo. Così recuperiamo la fiaschetta. Ok. Spada di pietra. C'è una chiave praticamente, poi ci servirà. E parliamo con lei. Lei, se non ricordo male, ci dà un'evocazione. Ci dà questo, riparlandoci ci dovrebbe dare l'evocazione. Non ci davi l'evocazione, ciccia? Cappuccetto rosso. Esatto, le ceneri di medusa spiritica. Perfetto, ci riparliamo. Vediamo se abbiamo esaurito i dialoghi. Direi di sì. A posto, è stato bellissimo, breve ma intenso. Quindi, continuiamo e andiamo da qui. Oh, oh, non te ne incastrare. Andiamo da questa parte. Possiamo anche aumentare un'ampollina, dopo lo facciamo. Adesso andiamo di qua. Andiamo di qua che sennò partono i lupi. Facciamo questo giretto, andiamo a recuperare un pochino di oggetti. E giovani, io registro, diciamo, di continuo, ovviamente con delle pause perché il ring è lungo, quindi non sto a fare intro, chiusura, ogni video ci penserà o Frixio, io in fase di montaggio a tagliare i video per non farli durare, insomma, non troppo tempo, anche diciamo 20-30 minuti più o meno, un po' come al solito, per cui, insomma, sappiate che in ogni caso, qui ci prendiamo un bel gesto, sappiate che in ogni caso, a prescindere, ringraziamo di cuore tutti gli iscritti, gli abbonati, i like, i commenti, le condivisioni, insomma tutti quelli che supportano il canale, che guardano i video per intero, insomma che condividono, quello è sottointeso, non lo ripeterò ogni video perché sennò veramente arrivate a odiarmi. Dovremmo, ecco, scheggia di luce stellare, questa serve per aumentare i punti magia, e, più che i punti magia, serve per ripristinare, non mi ricordo come si chiama, la barra blu, scusate, in questo momento è mattina, sto sveglia da poco, il cervello non mi funziona, abbiate pazienza, mi perdo le cose, ma ci ripristina la barra blu, qualora ne avessimo bisogno. Non li utilizzeremo ovviamente per quello, perché ci serviranno per un altro scopo, per cui non fatelo, ma sappiate che hanno anche quella funzione, che poi in realtà, se andiamo nell'inventario, IPA, appunto, IPA, ecco, e quindi insomma non li utilizzeremo per quello, ma sappiate che se può fare. Punti magia, punti abilità, insomma, quelli che servono, il mana, ecco, chiamatelo come volete, quello che serve sia per spammare magie, sia per utilizzare le evocazioni. No, qui non credo ci siano droppini interessanti, a mia memoria, ma di qua sì. Ecco, queste creature non le uccidiamo, anche perché se siete veterani del gioco sapete la loro storia ed è dolcissima secondo me. Mi sono sentita tantissimo in colpa una volta che ho scoperto effettivamente chi sono loro, e se siete novizi non fatelo, potrebbero sembrare rune facili ma non lo fate, non uccideteli, ve ne potreste pentire se siete un minimo sensibili.
Meglio non farlo, ecco. Ah, qua esce fuori gente. A noi non ci interessa. Ci prendiamo la nostra pietruzza e andiamo da questa parte. Te devo menà? Te devo menà? Mi sta imbrutti? Mi sta imbrutti? Vabbè, gli devo menà, dai, su. Gli meno. Ecco. Vai. Altra botta, dagli una botta che sennò se ressa. Perfetto. Vabbè, io direi che ora possiamo andare anche a piedi in questo punto, che ci frega, facciamo una passeggiatina. E dicevo, dovremmo magari mettere a schermo con qualche scritta qualcosa che effettivamente faccia, insomma, dia modo di ringraziarvi sempre senza scassarvi parlando, ecco. Ma ora vedremo, ci organizziamo e cerchiamo di fare tutto. Ovviamente io raccolgo cose. Ecco. Facciamo fuori loro così dopo non ci rompono. Dobbiamo prendere qualche droppino. Chi è? Sei tu? Sei tu? Oh, lontano, lontano dalla piccola medusa. No, no. Siamo fatti in tempo? Sì, perfetto. E dovrebbero spawnare diversi adesso di scheletrini. Ecco, la medusa rossa è un pochino più arrabbiata, ma vorrei evitare comunque di farle del male. Poi qua prendiamo questo e abbiamo le ceneri di Godric. Non ricordo male, c'era un altro droppino qui. Scusate la mia voce. Fa un po' schifo oggi. Vieni, vieni. Vieni. Ma che vuoi fa? Siamo fortissimi. Noi siamo wolf. Vieni, Ciccio, vieni anche tu, vieni. Eccolo l'altro droppino, vedi, me lo ricordavo. Vieni, vieni. Leva il lock. Perfetto. Medusine, io non voglio farvi del male. Lo sapevo che voi mi facevate, ma io non lo farò. Quindi, mo se ne andiamo. Se sono grippate tutte. Direi di chiamare il nostro piccolo patatino. Via, 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 via. Salta, vai via. Vai. Andiamo a cavalluzzo. Mi fanno una tenerezza loro che non riesco proprio a ucciderle. Mi viene impossibile. E torniamo di qua. Dovremmo aver preso tutto in quella zona. Ovviamente, se mi dimentico qualcosa, lo sapete, lo scrivete nei commenti. Vi pinniamo il commento. E eccole qua. E magari lo andiamo a recuperare in un prossimo video, perché la serie la sto registrando praticamente un giorno per l'altro, cioè il giorno prima registriamo il video, tempo di montarlo, caricarlo e fare la copertina e ve lo portiamo, quindi non è preregistrata. Anzi, devo vedere se riesco a gestirmi bene con il lavoro, magari se riusciamo a buttarvi fuori una volta finita ovviamente la serie di Stellar Blade, se riusciamo a buttarvi fuori magari un paio di video al giorno, così famo prima per l'uscita del DLC, non dovremmo avere comunque problemi. Però, insomma, non si sa mai. Scendiamo dall'alluccio e ci diamo una riposatina qui. Ora, andiamo ad aggiungere una carica all'ampolla. Perfetto. E possiamo parlare anche con lei. Ovviamente io schippo veloce. Ok. Ora direi di girare fino al mattino, perché la notte, come ben sapete, succedono cose brutte.
E andiamo di qua. Prendiamo questa, poi andiamo verso nord e andiamo a recuperare uno di quegli oggettini che possiamo andare a inserire nella nostra ampolla. E tu, Ciccio, stacci lontano. Ci vediamo poi in un prossimo momento. Tabò, non te devi arrabbiare, non te devi arrabbiare. Io devo pigliare, esatto, la lacrima di cristallo. Sei buono. Ma quanto è cattivo. Poi torniamo, poi ci divertiamo, ci picchiamo, facciamo cose. No, no, adesso non è il caso, non è il caso. Andiamo di qua, sta buono. Sci tua, ciao Ciccio. E sì, ormai sono tutti sbroccati, tutti. Dobbiamo andare da questa parte prima. Avete finito? Sì, ok. Andiamo di là e qui prendiamo un pochino di drop. Fate attenzione perché qui ci sono delle palle esplosive. Io non mi ricordo il nome ovviamente, ma... Oh, piazza coso. Mamma mia! Ma porcaccia! Senti, scendi. Famo prima. Eccole, sono delle bombe. Mia, non mi ricordavo che la portata era così ampia. Sci tua. Però ci ammollano cose e va bene lo stesso. Intanto a noi qui interessano le rune. Questi si dovrebbero svegliare, quindi se gli diamo una botta prima non famo un sordo di danno. Ma non eri morto? Proprio no. Ti fermi. E che sa? E basta. Perfetto. Eccolo. Via. Allontaniamo. Con discrezione. Anche questo lo famo fuori. Poi ci prendiamo questo e sarta. E che cos'è? Vai. Ok. Se non ricordo male, qui giù c'è un altro droppino. Potrei sbagliarmi, eh. Qui abbiamo un po' di lopacchiotti, li famo fuori. E qua. Ciccio! Io sul cavallo sono veramente una pippa a combattere. Ma veramente. Ma ci proviamo lo stesso. Quella come la va? Fai così. Non star capo branco, via qua. È qua che ti hai visto. Mi fa un po' di tenerezza, far fuori i lupacchiotti, devo dire la verità. Vai, depreda. Ma qui ci veniamo in un altro momento. Ah, eccolo. Ciao, ciao. C'erano le farfalluzze ardenti, mi ricordavo bene. Perfetto. Quindi ora possiamo continuare, io direi di far fuori anche loro, più nemici famo fuori, più rune ci prendiamo. Chi è che mi ha tirato un pizzetto? Ma sei pazzo? Ma ti ho chiesto qualcosa? Ma io sono qui per i fatti miei, ma guarda questo com'è arrogante. Oh, bobo, proprio a cercare il conflitto, la rissa. Via.
Però una bottarella in più gliela potevo dare. Non è finito? Le fa ballerina? Oh, perfetto. Qui direi che abbiamo raccattato tutto. Possiamo tornare in groppa al nostro torrent. Io ancora mi impappocchio un po' con i tasti, semplicemente perché ci mancava questa, vedi? Semplicemente perché registro prima Stella Blade, poi Elden Ring e quindi un pochino mi confondo. Abbiate pazienza. E vi accornate? Davvero mi sta imbruttì. Non si fa, non si fa assolutamente sta cosa. Bene, giovani, possiamo andare tranquillamente avanti da questa parte qui. Andiamo da questa parte. Dovrebbe stare la Gazzetti, è lì, perfetto. E qui c'è Bernardo, il buon Bernardo. Allora, intanto, ridagliela che voglio correre la levetta. Intanto ci attiviamo la grazia. E parliamo con il buon Bernardo, mitico. La mia fede è incrollabile. Yes, Yura takes me back. Any interest? All I know is now's the time. Ci parliamo. Memento, the find, that's how I grant. E apprendiamo abilità. Ci serviranno 600 rune. Ci andiamo a comprare la cenere di guerra. Nessuna abilità. Per ora va bene così, ci rivedremo, sì, ci rivedremo. Poi possiamo andare a raccattare la resina di radice, qui ce ne sono tre. Se ne avete bisogno vi potete riposare, loro respawneranno. Quindi ora apriamo il nostro inventario. Andiamo ad usare tutto quello che abbiamo. Così facciamo un po' di livelli. E ok. Ci riposiamo. Andiamo a fare nuovo livello, riusciamo a portare a 20 la vitalità e direi di aumentare anche la tempra, così aumentiamo un po' il nostro vigore. Dopodiché direi di andare fino al mattino per sicurezza.